Consigliere Grimaldi, lei ha recepito le istanze di Extinction Rebellion e si è fatto promotore di questo Consiglio regionale aperto. Il Presidente Cirio ha parlato enfatizzando le politiche per il clima che la Regione Piemonte sta facendo. Ma lei è d'accordo su queste politiche? Se non fossimo davanti a un giudizio universale climatico, liquiderei la vicenda dicendo che mi fa ridere chi ha costruito il riparti bitumi, chi ha agito solo con delle deroghe per esempio sui diesel più inquinanti, chi ancora qualche settimana fa ha bloccato il consiglio per fare una legge sugli eliski, come se le nostre Alpi possano diventare un parco giochi per ricchi. Ecco, chi non ha compreso fino in fondo che l'emergenza climatica non è un tema da catastrofisti, non c'entrano niente le Cassandre e non c'entra neanche questa continua ossessione a dire che il problema sono gli altri, sono sempre gli altri, no? Gli indiani, i cinesi. La verità è che la crisi è qua, è già presente, è presente nella nostra agricoltura. Basti pensare che in Piemonte in questo momento c'è il livello di neve che di solito c'è in estate. Siamo davanti a una crisi che non ha fine, c'è il rischio che la gran parte dei vigneti verranno spostati nei prossimi anni in Tunisia, in Libano. Ecco, la verità è che c'è un'urgenza, c'è un'emergenza, noi abbiamo provato a metterla dentro un ordine del giorno con tanti punti concreti che la regione invece dovrebbe attuare. Assemblee deliberative, quindi l'informazione ai cittadini per quanto riguarda il discorso del clima, la regione sta facendo abbastanza? Io credo che la regione dovrebbe comportarsi né più né meno come si è comportata con la pandemia, cioè intanto informare lo stato della crisi. Ma come si fanno a ridurre le emissioni quando non è nemmeno chiaro da che punti e da che dati partiamo? Ecco, quindi no, non fa abbastanza e bisognerebbe invece non solo informare la popolazione ma coinvolgerla, perché questo piano non è fatto solo di energie rinnovabili o di contrasto di quello che oggi è il vero, come si può dire, la politica del minuto in più. Sembra che siamo davanti a un mondo in cui tutti ci chiedono ancora un minuto in più per fare quello di prima, e anche il recovery plan rischia di essere una grande occasione mancata se i fiumi di soldi arriveranno su progetti che erano già vecchi ieri. Grazie consigliere.